E quindi le vincitrici assolute con un'opera splendida, un'opera stupenda, sono Silvestra Sbarbaro e Patrizia Ercole, alle quali va quindi il premio Firenze. Noi intitoliamo a Firenze un applauso, prego, a questa coppia di drammaturghi genovesi. Patrizia Ercole è una novità per noi, invece Silvestra la conosciamo da tanti anni. E questo unione, questo connubio molto bello, è davvero un'opera che ci ha lasciati così, nella bellezza, brave, ma d'altronde trattasi comunque di drammaturghe già di grande livello, conosciute a livello internazionale. Innota a me stessa l'opera, leggo la motivazione. Vivian Maier, la bambinaia fotografa, un personaggio che ha finalmente trovato il suo autore, anzi, le sue autrici. Silvestra Sbarbaro e Patrizia Ercole ce l'hanno raccontata dando voce ad immagini create e dimenticate e attraverso l'espressione più limpida di una scrittura miracolosamente semplice, in grado di giungere al cuore delle cose. Nesso inscindibile dunque, in nota a me stessa, un testo dove il talento si accorda col metodo per restituire la vita della protagonista in tutta la sua grazia e divenendo così una nuova modalità di rappresentazione. Grande opera di progettualità aperta e totale. E su queste pagine, in cui ognuna sembra risuonare l'eco della precedente per lasciarmi cogliere completamente l'insieme, l'emozionato sguardo del lettore si fa lo stesso delle artiste, grazie alla loro immensa capacità di dare parole, anche luoghi privi di parole. Ed è vero, queste autrici sono capaci di dare parole, anche luoghi privi di parole. Un lavoro di artista bellissimo. Grazie a Patrizia Sbarbaro, a Patrizia Ercole e a Silvestra Sbarbaro, scusate per averci dato l'onore di leggere questo bel lavoro. E vi aspettiamo anche l'anno prossimo. Silvestro ha partecipato anche per la poesia, lì una menzione d'onore. E che cosa dire di più? Questo è il risultato del lavoro di quest'anno, un lavoro difficile. Ringrazio tutti, siete stati tutti.